Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il nostro primo combattimento non ufficiale, ma finalmente siamo entrati nella squadra. E beh, siamo in giro con il nostro nuovo primo compagno e dobbiamo dirigerci al distretto di Mizugahagawa, non lo so, Mizugahagawa. Tra l'altro volevo vedere una cosa, ma prima aspetto di arrivare dall'altra parte. Sono io che mi sono nominato capo. Ovviamente no. Andiamo al distretto di Mizugahagawa. Ah, ma non ti fa andare direttamente dall'altra parte, ti fa andare alla mappa del mondo. Ah, allora non serve andare verso le altre zone, basta usare la mappa. Ok. Quanto mi urta sta scritta messa qua di lato e non si può neanche disattivare. Distretto di Mizugahagawa. エデン隊長、質問よろしいでしょうか。あら、ナオミ。海抜群は名前で呼び合う慣例があるの。そんなにかしこまれて。ああ、結構ザカリーナ。Siamo una famiglia。チグハグでしょ。階級も事務処理上のものだし。これ、そんなことザカリーナだ、ディレ。海抜群が重視するのは強さだけ。え、tu sei un coglioncello。強さだけって言い方はあまり好きじゃないけど。 大体はそういうことね。それで質問は何かしら。はい。まだはるかさんが到着していません。何かあったんじゃ。はるかはうちの招待のオペレーターなの。テレパシーで。ああ、オッケー。え、これはクイカペリ。え、これはクイカペリビオラ。 Minchia. Pip. Fatto. Io non l'ho mai deciso. Ie. 私の方がふさわしいと思ったので志願しました。はあ。まあ。それで納得したなんて。シデン、偉いわよ。Questa stronza。さて、早速任務にかかりましょうか。ハルカの誘導で所定のゴールへ向かってちょうだい。シニョラ。敵は全滅。ただし、叶わないと判断した場合は 逃走を許可します。以上よ。うん、了解。Quindi c'è anche la possibilità di non combattere. Un po' comoda come cosa. Grazie, Gemma. Che è sta musichetta? Allora, avanziamo. Sì, ti sentiamo. D'accordo. Mi chiedo se il doppio salto effettivamente ci servirà qualcosa. Ora ho i dubbi su quello che ho preso. Beh, ci tocca farlo. Bakame. この辺りは大した怪異が出ない。新兵にはもってこいの訓練場所なんだ。 Ah, davvero? Quelli sono droni? Cosa sono i corvi? Intendi, appunto. ランドールのお嬢さん狙いじゃないのか。民間人を助けた英雄なんだから。ファンタスティコ。いえ、奥の立ち入り禁止区域に小玉招待が出撃中です。おそらく嵐狙いでは。嵐も気の毒にな。
Chi è Arashi? Seccaku Kodama tai kara hazureta no ni mata yatsura no chikaku de tatakau no ka. Minna, Karasu no chūkei ga kanari jama da to omou keredo, ki o torarenai de ne. Posso distruggerli? Ho la possibilità? Estranei. La calmo. Allora, aspetta. Farmaci anti-invecchiamento. Vabbè, li leggiamo dopo. Tirati su, quanto ci vuole? Ecco fatto. L'effetto dei poteri di una durata limitata. Quando la barra arriva a zero, l'effetto viene disattivato. Puoi anche annullarlo manualmente premendo R1 più R3 oppure R1 più i simboli. Quando il potere si sarà ricaricato potrai usarlo nuovamente. Ricorda però che ogni potere si ricarica a una velocità diversa. Se prendi in prestito l'elettrocinesi, gli attacchi e gli oggetti psicocinetici diventeranno infusi di elettricità. Puoi infliggere la stato scossa. Se usata ripetutamente, questo attacco è più efficace contro nemici affetti da umidità. Inoltre le combo con arma creano delle scintille che rendono più facile danneggiare i nemici in volo. Rafforzare il legame con Shiden e aggiungerà altri effetti. Ok. Va bene, grazie Shiden. Beccati questo. Beh, è stato facile. Aspetta che voglio... dai, ma è fuori, ma che palle. Scusami. Ecco fatto. Tra l'altro, forse fra tutti gli oggetti che abbiamo racimolato l'altra volta abbiamo qualcosa per il nostro nuovo amico. Ma che figata. Ma che figata l'effetto dei cosi connessi a noi. Vorrei salire di livello il più in fretta possibile. Aia, che male. Ma tirati su. Ma quanto ci vuole per tirarti su? Scusami. Bene, non ho più. Non ci arrivo, sei troppo lontano. Maledetto. Ecco fatto. Beccati questo. Vieni qua che tu sei umido. Stato scossa, grazie di avermelo detto. Era palese che lui fosse umido e che gli avrei fatto più danno. Nuovo livello, il 3. Sì, ma quanto ci mette a tirarti su, amica mia? Ci mette un sacco di tempo per tirarsi su questa. Madonna mia, che male. Preso. Ecco fatto. Allora, prendi tutti gli oggetti che trovi. Questo che cos'è? Ah, perfetto, posso già maneggiare col tuo equipaggiamento. Vediamo che cosa abbiamo. Bello questo, sembrano delle bacchette. Ok, questi sono già meglio. Quale dei due mi piace di più? Questo qua. E beccati questo per aumentare la forza. Tra l'altro siamo saliti di livello. Possiamo prendere una nuova abilità. Abbiamo preso 2 punti. Forse salendo di livello prendi più punti alla volta. Interessante. Premi cerchio per reagire quando vieni sbalzato via. Ok, sì, può essere dannatamente utile questo. Puoi eseguire uno scatto aereo. Ok, questo anche è utile. Io però prenderei questo per ora. Così se veniamo sbalzati almeno ci riprendiamo. La cosa bella è che grazie al salto non abbiamo limitazioni, possiamo passare effettivamente dove vogliamo. Questa in realtà è una cosa buona. Nemici! Aia, che male. Ok,
che dolore. Beccati questo. Questi qua volanti sono veramente fastidiosi. Anche perché non abbiamo abbastanza range per prenderli bene. Altro oggetto. Ambiente B. Ma che cavolo vuol dire? Di qua ci sono dei nemici, aspetta. A sto punto li stiamo evitando, sì, però io voglio combattere. Devo imparare a giocarmela bene. E c'è un venditore da quella parte. Però c'è un altro oggetto qui, quindi... Ambiente Mizugawa C3. Eccoli qua i nemici. Ah, che dolore. Dammi un po' della tua elettricità, amico. Bella, già di livello siamo saliti. La Madonna. Prendiamo tutti gli oggetti, grazie. R1-3, ecco fatto. E abbiamo guadagnato 2 punti, ok. Non era come pensavo, quindi farei anche lo scatto a mezz'aria ora. Sono sicuro che sia un'abilità utile lo scatto in aria. E c'è un altro oggetto, perfetto, grazie. Ambiente Mizugawa B1. Ma mi chiedo più che altro, a livello proprio di storia, se questi fili siano dei fili proprio... fisici, o siano solo una roba energetica che noi vediamo ma che non ci sono effettivamente. Ehi, ciao. Proseguiamo ancora per un po'. Nemici? Attacca con oggetti speciali. Tieni premuto L2 per gli oggetti speciali. Consuma la barra psi. Dopo aver colpito un nemico, esegui il comando successivo per confermare sullo schermo per controllare l'oggetto speciale. Ok. Così. Ah, ok, devi essere... Hai un attimo di tempo, comunque. Hai un attimo di tempo per farlo, ma non tantissimo. Comunque, c'è da dire che... un'abilità molto utile, solo che devi vederlo a schermo se c'è l'L2 oppure no. Lo puoi vedere a schermo. Il caprone. Ciao di nuovo. Solo che prima eri un boss, adesso sei un nemico normale come tutti gli altri. Ehi, basta un po'. Becca di questo. Ah, che male. Ma ecco qua. Con una scatolata in faccia t'ammazzo, stronzo. E lì ci sono degli oggetti verdi. Vediamo. Non puoi portare altra gelatina? Ecco fatto. Ora l'ho presa. Sono sicuro che anche questa sia gelatina. Ovviamente. Altri nemici? Ovviamente. Becca di questo. Allora, aspetta. Voi siete acquatici. Madonna mia, che male. Nuovo livello. La Madonna, ma quanto stiamo salendo in fretta di livello. Ecco fatto. Ho fatto benissimo. Ecco fatto. Ho fatto benissimo a prendere la schivata in aria. Aia, mi ha scossato a me. Bastardo, riprenditi. Ecco fatto. Madonna mia, che male.
Vediamo quanti punti avremo preso. 2 punti, ok. Aumentiamo il danno. E con l'altro punto... Ma sì, aumentiamo il danno se la salute è inferiore. Mi chiedo se una volta che esci e rientri da una zona i nemici respawnano. Come in Dark Souls o Code Vein, se tu salvi i nemici respawnano. Qui ovviamente noi stiamo parlando con lui. In teoria non penso, in pratica è da scoprire. Si scende. Sta visuale da dentro. Ok, stanno costruendo una nuova zona, ci sono dei nemici. Ok. Che male. Dov'è? Grazie. Altro oggetto, altra gelatina. No, è una pasticca normalizzante. Stiamo approfondendo la nostra relazione. Ecco fatto. Mi chiedo se nella lista delle combo, o meglio, nella lista dei potenziamenti ci sia qualcosa per aumentare le combo. Dopo, quando saliamo di livello, gli do un'occhiata. Altri oggetti curativi. Ovviamente. Ecco fatto. Così, sti tizi qua che salvano appaiono un po' da tutte le parti. Zona di combattimento grossa questa. Ma dai. Altri oggetti curativi. Gelatina leggera, ottimo. Qua si fa a botte, sicuramente. すごい。ゴール1万乗りは重ねはんね。僕が班長でもこれぐらいのことはできる。何かいるわ。さすが重ね。私より早く会員の反応を捉えたのね。 Il che è un pericolo? E noi lo uccideremo di sicuro. Non ti azzardare, siete una squadra. Ma che dici? Oh la madonna! Che schifo sei! Sai vero che le prenderai sicuramente? Spero solo sia debole al fulmine. Di livello 5. Ah, ma spara acqua l'amico. È palesemente fatto apposta questa battaglia. Aia. Ma che palle. Ma non riesco a schivare mai in tempo. Ecco fatto. Ancora. Basta. Sì, ho capito. Ora mi curo. Ecco fatto.
Cosa sta facendo? Beccati questo. Madonna mia, quanto scappi. Bene o male ho capito quando... Stavo dicendo, bene o male ho capito quando fare la schivata. Se colpiamo la cosa dell'acqua gli facciamo danno uguale. Dannazione. Sei incazzato. Porca miseria. Sto bombardamento d'acqua è terribile. Ah, ecco perché mi hai preso. Ora spari tre colpi. Ui, calmati. Questa bacinella d'acqua. Ui, calmo. Dio mio, che dolore. E bravo il nostro amico che l'ha paralizzato. Sei stato utilissimo. Colpito con una scatola. Oh, mica male la cosa lì che ha tirato giù il camion. Ehi, il colpo finale, volevo darlo io. Yokeena koto o suru na. 自分の身くらい自分で守れる。 Sei uno zunderino delle balle. Quanto mi stanno sulle palle questi tizi che ora ci fanno le interviste. Dai, andate via. Oh, ma ti levi? Ma che palle! Chi l'avrebbe mai detto? Arashi. Sono. Shiden ha scamattato. Ora qui Ara. Disattiviamoli. Esplodono. Aras ok. Kai no. Così proprio. Va bene. Nuovo livello. Ma sono salito di due livelli o uno? Scusa un attimo, questo... Cos'è il triangolo messo qua? Beh, lo so, grazie. Ah, sì, è il furgoncino. È il furgoncino. E ci salutiamo qui. Devo ancora prenderci bene la mano, perché a livello di schivata e comandi combinati ancora
devo immergermi bene, ma piano piano secondo me riuscirò a gestirlo meglio. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.